le donne vanno sempre di corsa e i diritti delle donne vanno difesi correndo, camminando e sempre e comunque. Mi sono iscritta, ho detto la faccio qualunque cosa succeda. Stare oggi qui, domenica mattina, è una metafora del fatto che è importante comunque sempre conservare lo spazio per noi stesse. In mezzo al fango cercherò di non scivolare. Le condizioni atmosferiche non erano certo le migliori per battezzare una nuova corsa, ma a quanto pare l'entusiasmo ha rimediato in parte al meteo inclemente e la prima edizione della Only Women's, Mille Donne a Villa Borghese, ha preso il via in una piazza di Siena appena colpita da un intenso temporale. L'iniziativa rientra tra gli eventi a marchio AXI e, come suggerisce il nome, ha avuto come cifra la partecipazione riservata alle donne. Obiettivo è stato sensibilizzare le partecipanti alla pratica sportiva, che troppo spesso finisce per essere trascurata da quante devono già ricavare del tempo per conciliare impegni lavorativi e familiari. La manifestazione si è aperta proprio con la lettura di un messaggio di sostegno e augurio da parte della prima donna della capitale, la sindaca Virginia Raggi. In rappresentanza delle istituzioni ha svolto le funzioni di starter il presidente della Commissione Sport del Campidoglio, Angelo Diario. Poiché il progetto prevede comunque una seconda edizione l'anno prossimo, quindi contiamo quest'anno, ecco, di aver dato il via a riprendere una manifestazione che tra l'altro ha le sue origini nel 95, se non sbaglio, si chiamava la Corsa delle Donne. La gara si è sviluppata su tre percorsi attraverso i viali di Villa Borghese, uno di 1000 metri accessibile a tutte, uno non competitivo di 5 km e uno competitivo di 10 km. Vincitrice di quest'ultimo, Manuela Piccini, che si è imposta con il tempo di 36 minuti 35 secondi.